Verificate il numero legale, dichiaro aperta la seduta. Buonasera signor Sindaco, signore Assessore, colleghi consigliere, gentile pubblico presente in sala e che ci ascolta in diretta streaming. Primo punto all'ordine del giorno è una presa d'atto di un protocollo d'intesa dell'istituzione di una conferenza permanente dei presidenti del Consiglio Comunale della città rete Madonie Termine. Allora, questa conferenza dei presidenti è stata una mia idea. Io sono stato la mente, poi Roberto Domino è stato il braccio che ha costituito e ha fatto tutto questo statuto. La conferenza dei presidenti avrà come attività prevalente lo studio dei problemi inerenti alla gestione di forma associata, come le strutture sovraccomunali, lo smaltimento dei rifiuti, il riciclo integrato delle acque, i piani di zona del distretto sociosanitario 33 e pure quello delle altre madonie e potenziamenti i servizi sanitari e socioassistenziali. Sempre dal punto di vista dei bisogni dei cittadini, nell'ambito delle predette attività di programmazione delle politiche di sviluppo del territorio, la conferenza permanente si occuperà di analizzare tutti quei fenomeni socio-economici che costituiscono limitazioni ad un ordine di normale processo di sviluppo della comunità. Saranno individuate come focus centrale quelle politiche che puntano a ridurre il divario socio-economico con il resto del Paese, come la tutela del territorio, la viabilità, la commercializzazione diretta dei prodotti locali, la piena fruizione del bene culturale collegata a forme di turismo lento e sostenibile. Il turismo lento, lo sappiamo tutti che cos'è, è lo slow tourism, è un turismo di qualità che si contrappone al turismo di massa, conoscente e scoperta di cibi biologici a chilometro zero, propensione e distinzione attenta dal risparmio energetico alla raccolta differenziata pulita, per proseguire valore sostenibile verso un turismo più sano e reale. E allora noi abbiamo ideato questa conferenza dei presidenti del Consiglio, abbiamo avuto diverse riunioni, una riunione a Gange, una riunione il 10 di agosto, una riunione qui a Castelbuono l'11 di settembre, poi abbiamo avuto un'altra riunione a Castellanasicola dove abbiamo deciso come presidente dei Consigli di firmare questo protocollo d'intesa. Perciò questa sera questo qua lo porto qui in Consiglio Comunale come presa d'atto e non c'è bisogno di votarlo. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Siamo veloci stasera. Prego. Grazie Presidente, signor Sindaco, signori della Giunta, colleghi consiglieri. Niente, io volevo, anche se una presa d'atto, fare l'in bocca al lupo a lei che ci rappresenterà in questa conferenza permanente, apprezzando l'impegno, noi riteniamo che sia un ottimo modo per creare e rafforzare la rete territoriale anche dei Presidenti del Consiglio e per far presente le istanze di tutti i Consigli Comunali anche in maniera condivisa, come del resto iniziamo a fare a partire da stasera. Inoltre volevo fare una proposta, considerato che il Consiglio di stasera, i punti all'ordine del giorno sono questa presa d'atto e poi un tema che riguarda tutte le Madonie e non sono soltanto punti che riguardano la nostra azione amministrativa della nostra comunità, e l'auspicio è quello che in futuro ci possano essere altri consigli comunali come questo in cui si discuterà di temi che riguardano tutte le Madonie. La proposta che facevo questa sera è di rinunciare al gettone di presenza e metterlo a disposizione per progetti, diciamo, per la nostra comunità, per questo consiglio e per altri che possono avere questa finalità. Quindi quando non trattiamo temi proposti dal consiglio, dall'amministrazione, ma temi di politica territoriale o altro, la proposta è questo. Quindi l'auspicio è di fare più consigli comunali per discutere di altro, ma comunque non percepire i gettoni di presenza. Grazie Capogruppo Cristiani, prendiamo atto della sua proposta. Prego consigliere Pucci. Buonasera a tutti. Una riflessione rileggendo la situazione. È interessante apprezzare,
apprezzabile l'iniziativa, perché in questo modo c'è la conoscenza del territorio e il coinvolgimento anche dei comuni che non fanno parte dell'Unione dei Comuni, perché uno dei punti è l'allargamento a altri comuni, con l'auspicio che anche altri possano farne richiesta e aderire, valeva per Ali e ad altri. Un passaggio riesco a leggerlo in maniera diversa. Non vedo uno dei protagonisti principali del territorio, è certamente l'Unione dei Comuni. Mi sembra staccato dall'Unione dei Comuni, perché non vedo la partecipazione né del Presidente della Giunta dell'Unione dei Comuni, che partecipi per ascoltare, proporre o in ogni caso contribuire, perché poi gli strumenti di programmazione per alcuni aspetti amministrativi, alcuni settori ben precisi, saranno gestiti e opererà in maniera autonoma il Consiglio dell'Unione dei Comuni, la Giunta dell'Unione dei Comuni. Lasciatemeli dire come giunta per distinguerli dai due aspetti, perché quindi in questo senso mi sembrerebbe opportuno, però valuteremo insieme agli altri nelle riunioni che farete, che questo statuto in qualche modo integri con le figure principali dell'Unione dei Comuni, che so, un rappresentante della Giunta o del Consiglio di Giunta dell'Unione dei Comuni o il Presidente dell'Unione dei Comuni o qualcuno, un membro del Consiglio. È chiaro che sembrerebbe che come i due strumenti che servono per raggiungere lo stesso scopo o al 90% sono strumenti che insieme fanno una programmazione del territorio. È chiaro che l'amministrazione attiva è quella della Giunta dell'Unione dei Comuni e altrettanto il Consiglio per alcuni aspetti di programmazione. Ritengo che questo è un validissimo supporto al Consiglio dell'Unione dei Comuni, ma non può essere staccato. Come avviene il collegamento in questo senso? Non c'è un collegamento nello Statuto che lega l'attività dell'Unione dei Comuni nell'amministrazione complessiva, quindi Consiglio e Giunta, con questa attività di programmazione. Non è altro che l'ampliamento dello strumento dell'articolo 11 e dell'articolo 25 dello Statuto, però non riesco a leggere qual è l'elemento, come verrà riferito. È un'attività di programmazione che si porta di nuovo in Consiglio e poi va al Consiglio all'Unione dei Comuni? Quindi l'idea è che dentro questo strumento ci sia la possibilità che in maniera attiva ci sia la figura o di un componente della Giunta e ritengo pure di un componente del Consiglio. Questo se ne faccia portavoce, ritengo. Sì, sì. E dei consigli, perché una. Il presidente dell'Unione dei Comuni e il presidente dell'Unione. Mento. Quindi l'ipotesi, no, un attimo solo, perché. Così e concludo. È lo stesso principio che dallo Statuto dell'Unione dei Comuni, ma è pertinente all'argomento, non c'è raccordo tra Consiglio e Giunta. Siccome è una nuova struttura, ritengo che lì sarà pure la stessa problematica. Quando si farà un regolamento, si faranno i regolamenti, in quel punto si metterà che auditore, non so se è il termine corretto, ma subito la dottoressa si alza, chi vuole ascoltare e sentire che cosa fa la Giunta. Io provengo da una mia esperienza di una Giunta pubblica che l'abbiamo fatto per 10 anni, quindi c'era la Giunta pubblica, non c'erano segreti da fare, era aperta, chi voleva ascoltare ascolta. Perché? Perché altrimenti tra questa conferenza e l'Unione dei Comuni non capisco come avverrà il collegamento. Non vorremmo che lo strumento diventi uno strumento che appesantisce, non snellisce. Questo solo era la mia cosa. Grazie consigliere Buccia, un attimo. Grazie consigliere. Allora io mi farò portavoce della sua richiesta eventualmente nella.
Posso? Prego. Grazie Presidente. Allora, il protocollo d'intesa è sottoscritto dai comuni, quindi rappresentanti dei consigli comunali della città Rete Madonie Termini, che è altra cosa rispetto all'Unione. Quindi secondo me o la proposta potrebbe essere, quindi che è un territorio ancora più ampio all'Unione dei Comuni, perché ci sono sì, però ci sono comuni come Termini, altri che neanche sono in convenzione. Quindi o la proposta potrebbe essere o quella che abbiamo appena detto e si può far presente alla prima seduta, di invitare in base alle tematiche, perché se non è trattata una tematica, che so, la conferenza dei presidenti tratta la questione dell'area industriale di Termini Mero, di Termini Merese, è esterna agli argomenti dell'Unione dei Comuni, quindi o si invitano volta per volta i rappresentanti o, compatibilmente con lo statuto dell'Unione, il Presidente dell'Unione può aderire alla conferenza, che secondo me invece è la strada più corretta. Cioè, così come aderisce il Presidente del Consiglio del Comune di Castelbuono, il Presidente del Consiglio del Comune di Termini Merese o di Alia, può aderire alla conferenza della città a rete il Presidente dell'Unione dei Comuni come in rappresentanza di quel consiglio. Secondo me questa è la soluzione migliore. Oppure la convocazione del Presidente del Consiglio dell'Unione delle Madonie, del Consiglio del Parco, a seconda delle tematiche trattate. Grazie. Grazie Capogruppo Presidente. Sicuramente noi, una volta firmato il protocollo d'intesa, sempre in tenardia con il Consiglio Comunale, perché non è che una cosa che stanno facendo solo i presidenti, perché ovviamente anche con le amministrazioni, perché c'è l'avallo dei sindaci, perché non è che noi vogliamo scavalcare né le amministrazioni né anche il Consiglio Comunale, noi vogliamo lavorare in tenardia tutti insieme. Sicuramente una volta costituito, se voi leggete l'articolo, non mi ricordo qual è, che sarà costituito l'ufficio del presidente, tre presidenti che saranno votate, che faranno parte dell'ufficio di presidenza della conferenza dei presidenti, e ogni tematica che dobbiamo affrontare sicuramente invitiamo il presidente del parco, il presidente dell'Unione, il presidente del Consiglio dell'Unione, perché non vogliamo lavorare in maniera autonoma, mi sembra giusto questo qua. E poi per quanto parlava il consigliere Puccia, che si riferiva ad altri comuni, già l'articolo 7 specifica che una volta firmata la conferenza dei presidenti, chi ne fa richiesta dei comuni al di fuori della città rete Madonie Termini possono aderire anche a questo protocollo d'intesa, perché vogliamo allargare quanto di più, perché di più siamo meglio è, più, ed è meglio lavoriamo. Grazie. Prego, consigliere. Un intervento breve, buonasera a tutti intanto, colleghi consiglieri, signori della Giunta. Presidente, come gruppo stasera mi scuso per essere solo, perché per impegni lavorativi gli altri consiglieri non potevano essere presenti. Sicuramente la finalità di questo documento, di cui prendiamo atto, sono importanti per il nostro territorio. Concordo con il consigliere Puccia nella forma, secondo me, più dettagliata, che più che inserirli all'interno della conferenza, meglio invitarli a parlare mio secondo gli ordini del giorno. Meglio che siano esterni come figura, perché sono delle cose differenti che vanno a gestire anche cose differenti. Ne colgo l'occasione per mandare i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio di Gangi, Roberto Domina, mi complimento con la finalità del progetto. Grazie consigliere Sottile. Allora, al tuo intervento passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Il secondo punto all'ordine del giorno è la modifica della legge presa d'atto, questo non va votato. No, la presa d'atto non si vota. Per me la possiamo anche votare, non è che è un problema. La votiamo? E allora, la votiamo, così siamo più tranquilli e rafforziamo questa delibera. Allora, chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Nominiamo gli scrutatori, scusate. E allora, uno Angelo Pucce, due Simone Sottile, consigliere Sottile, tre Annalisa Cusimano. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Votato all'unanimità. L'abbiamo rafforzato questo. E allora passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Proposta di modifica della legge regionale numero 18 dell'11 agosto 2015
ed intervento urgente sull'emergenza suite e daine nell'area del Parco delle Madonie. Allora, nella riunione di Castellana, che abbiamo avuto a Castellana, abbiamo stilato questo documento, questa proposta di delibera, in cui chiediamo alla Regione Siciliana di emendare la legge regionale numero 18 del 11/8/2015, norme in materia di gestione del patrimonio faunistico allo stato di naturalità, e specificamente la suddetta modifica consentirebbe, invece, così come avviene in altre aree protette regionali, anche in coinvolgimento del personale di cui all'articolo 22 della legge 394/91, legge quadro sulle aree protette, di dare la possibilità non solo, come dice la legge, alle guardie forestali o alle guardie venatorie di poter cacciare i suiti fuori del parco, di poter, quello che chiediamo noi come modifica è quello di poter fare un abbattimento selettivo, non un abbattimento sul branco, perché diventerebbe devastante, come ci hanno spiegato alcune esperte dei suiti, e di dare la possibilità non solo alle guardie forestali e alle guardie venatorie, ma dare la possibilità di poter cacciare anche ai cacciatori specializzati, ai cacciatori specializzati previo corso di aggiornamento e sotto la supervisione delle guardie forestali, della polizia municipale di ogni comune e delle guardie venatorie. Prego, capogruppo presidente. Grazie presidente. Questa proposta di deliberazione è già il primo esempio della funzionalità e della bontà del progetto che abbiamo prima votato, quindi rafforzato, quella della conferenza dei presidenti, perché è il frutto di una problematica che c'è da anni e che si vuole affrontare a livello territoriale, comprensoriale. Il presidente nella relazione ci ha detto che, a seguito di incontri anche con esperti che hanno supportato la discussione a Castellana, se non ricordo male, si è fatto presente che l'abbattimento, cioè la caccia al branco, la caccia di massa per il cinghiale, proprio secondo gli esperti, non secondo, diciamo, estremisti ambientalisti o altro, provoca più danni che altro, perché tra l'altro anche studi dell'ISPRA, che è l'Istituto Superiore della Protezione Ambientale, negli anni ritiene che la problematica dei cinghiali tutta Italia, quindi non soltanto nel nostro territorio, deriva dalle emissioni a scopo venatorio iniziate negli anni 50. Quindi le emissioni a scopo venatorio è il conseguente, diciamo, il fatto che sia stato tolto dal territorio dalle specie autoctone come i cacciatori naturali e il cinghiale, come il lupo, hanno contribuito alla ripopolazione eccessiva di queste specie. Allora, per quanto riguarda la delibera, io ritengo che alla luce di alcune recenti sentenze della Corte Costituzionale ci siano alcune cose da migliorare, e quindi conseguentemente proporremo un emendamento che adesso relazionerò, da inoltrare anche agli altri comuni che stanno affrontando questa discussione. Nello specifico, nello scorso giugno, il 14 giugno di quest'anno, con la sentenza numero 139, la Corte Costituzionale è intervenuta rispetto a una legge che aveva emanato la Regione Liguria, che grosso modo era quella che noi stiamo chiedendo, cioè di estendere la possibilità di fare queste battute selettive anche a cacciatori specializzati. Questa estensione da parte della Corte Costituzionale è stata dichiarata illegittima, senza alcune, diciamo, correzioni. Nello specifico, la norma statale abilita all'abbattimento solo le guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, le guardie forestali, le guardie comunali e i proprietari o conduttori di fondi su cui si attuano i piani, se muniti di licenza venatoria. Inoltre, l'articolo 19 della legge 157 del 92 stabilisce che i piani di abbattimento debbano essere subordinati alla preventiva utilizzazione dei metodi ecologici sul parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'ISPRA. Per metodi ecologici intendiamo la predisposizione di gabbie e chiusini, cosiddetti chiusini, per il prelievo di questi animali. Tra l'altro, anche nel nostro territorio, negli anni
esiste un piano di gestione della questione sui IDI in cui questi chiusini sono previsti, purtroppo non sono mai stati attuati. Tra l'altro illustri concittadini, anche come il professore Schicchi o altro, nella conferenza che abbiamo avuto venerdì scorso, hanno parlato di questa possibilità di cattura dei cinghiali sui IDI e dei daini, e anche la possibilità di avviare una filiera, quindi con la macellazione, per la vendita, per l'autosostentamento di questa problematica. Quindi questi metodi ecologici che devono essere verificati all'ISPRA sono il primo passo per affrontare il problema cinghiali. Soltanto successivamente l'abbattimento è permesso solo se l'ISPRA ha verificato l'inefficacia di questi metodi ecologici. Sostanzialmente ci sono alcune condizioni del territorio o delle zone del parco in cui questi metodi non sono funzionanti. In quel caso l'ISPRA può autorizzare l'abbattimento selettivo, come lei ha ben detto. E la proposta di emendamento che io presento e che chiedo anche al collega Sottile di minoranza se c'è la volontà di presentarlo insieme, è quello che di subordinare proprio l'estensione di questa possibilità di caccia ai metodi ecologici e alla caccia da parte del personale qualificato. Nello specifico io ho preparato l'emendamento che leggerò, in cui vengono proposte la sostituzione la cassazione di alcuni passaggi, e poi ho predisposto anche un documento che va a sostituire, così come modificato eventualmente se il Consiglio riterrà di approvarlo, la proposta di delibera, che nella sua struttura rimane valida, ma l'estensione, quindi la richiesta che i comuni del territorio possono fare alla Regione per affrontare il problema rimane valida, cioè quello di estenderlo ai cacciatori privati, a condizione che siano cacciatori del territorio, quindi non sostanzialmente bracconieri che vengono da fuori e fanno situazioni di bracconaggio, quindi cacciatori del territorio adeguatamente formati ed altro. Lo specifichiamo, ma, nella Madonia. Sì, già questo è inserito è già specificato, ma sia subordinato questo al piano di attuazione. Quindi, vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto la modifica della legge regionale numero 18/2015, ritenuto necessario apportare delle modifiche alla suddetta proposta di deliberazione alla luce di recenti sentenze della Corte Costituzionale, tutto quanto sopra premesso, con il presente emendamento si propone di sostituire la parte da attraverso battute di caccia fino a comuni facenti parte della medesima con la seguente: mediante l'utilizzo di chiusini e gabbie, così come previsto dal piano di gestione, e nei casi in cui sia verificata l'insufficienza dei cosiddetti metodi ecologici da parte dell'ISPRA, attraverso battute di abbattimento selettivo eseguite dai soggetti di cui all'articolo 19,2 della legge 157 del 92, le guardie autorizzate. Esclusivamente in caso di mancanza o insufficienza dei soggetti di cui sopra, si rende necessario estendere la possibilità di partecipare a tali battute anche a soggetti residenti del territorio del parco, riuniti in squadre validamente costituite, muniti di licenza e di un corso di specializzazione, sotto il diretto controllo dell'ente gestore. La realizzazione di quest'ultimo punto dovrà avvenire secondo le modalità che saranno integrate nel piano di gestione dei suidi in area parco, ovviamente concertato con l'ente e comuni facenti parte del medesimo. Inoltre, aggiungere dopo fondi in cui si attuano i piani il seguente periodo: nonostante l'insufficienza di tale personale e di guardaparco del Parco delle Madonie, che è il problema essenziale del nostro parco, manca il personale, non ci sono guardaparco pubbliche e quindi si rende necessaria l'estensione. Cassare in quanto ripetizione il periodo da pertanto l'attuazione dei piani a non dispone di guardaparco, l'abbiamo detto prima. Cassare in quanto ripetizione il periodo da aumentando così a controllo della fauna selvatica, comunque adesso leggerò pure il testo, e aggiungere dopo a cura dello stesso ente gestore il seguente periodo: nei soli casi previsti insufficienza dei metodi ecologici e mancanza di personale pubblico qualificato, è comunque volto alla risoluzione del problema nel pieno rispetto del territorio e del parco. Consegno questo emendamento. No, lo dovete fermare. Prima lo firmo perché... Prima tu.
Vabbè, però una volta che arriva le delibere da 28 comuni già ha un significato. È sempre un peso, sempre che. Finalmente un emendamento congiunto. E allora, fatto proprio l'emendamento, si mette alla votazione l'emendamento. Chi è favorevole alzi la mano, contrari, votato all'unanimità. Ora prego, consigliere Sottile. Intervento che volevo fare all'inizio del consiglio, ma lo faccio adesso. Non è un'interrogazione, ma solamente un semplice intervento orale per avere delle spiegazioni in consiglio e rivolto al sindaco. Signor sindaco, ho delle domande per lei, così a titolo informativo, perché siamo qui per rappresentare. No, l'interrogazione. No, è un'interrogazione orale. No. Lo so. L'interrogazione doveva. Ho detto dovevo farla a inizio seduta. Siamo in dichiarazione di voto. No, non è una dichiarazione di voto, abbiamo non già la votato. Possiamo fare con Giuliano Sottile, la facciamo la prossima volta, perché già siamo in dichiarazione di voto e diventa una cosa. Ma infatti che stavo chiedendo se il permesso, l'autorizzazione, se lei me la dà come presidente a porre le domande al sindaco, visto che siamo qui per rappresentare, se c'è l'intenzione, non è un'interrogazione, è se vabbè è una richiesta al presidente, se il presidente la consente sì, se no nulla. La facciamo la prossima volta. La facciamo la prossima volta, va bene. All'inizio della seduta tu subito, lei consigliere Sottile, stavo facendo, diamo la possibilità di parlare un'ora. Lo stavo dicendo, tutti, ma già abbiamo iniziato e non c'è la presa d'atto, come abbiamo un'ora sempre fatto. Tutti. Sarà per la prossima volta allora. Grazie consigliere Sottile. E allora passiamo ai voti, la delibera. No, abbiamo votato l'emendamento, ora dobbiamo votare la delibera. La delibera che chiediamo l'emendamento l'emendamento alla legge numero 18 del 11 agosto 2015. Chi è favorevole alzi la mano per dichiarazione di voto, prego. Contrari? Votate all'unanimità. Grazie a tutti, esauriti i punti all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta. Buonasera a tutti.